Buongiorno a tutti, sono Margherita Guccione e sono il direttore del Maxi Architettura. Oggi vi parlo della prima opera in collezione, è la sede del Maxi progettata da Zaha Hadid, la grande progettista scomparsa nel 2016, che è riuscita con questa opera visionaria ad aggiungere nello skyline di Roma un segno forte e contemporaneo. Il Maxi infatti ha un grande impatto urbano, è stato pensato come un luogo pubblico in continuità con le strade circostanti e con una grande piazza su cui si affaccia la sagoma morbida dell'edificio e la grande vetrata che è diventata l'immagine più iconica del museo. Il Maxi non è un edificio tradizionale, non risponde a nessuno dei canoni codificati dei musei, è uno spazio complesso e innovativo, progettato anche grazie alle suggestioni di Hadid per altre discipline. Penso all'arte suprematista di Malevich e al pensiero matematico che ragiona in termini di campi di forza e flussi di energia. Energia è una parola chiave per il Maxi, metafora dell'arte, ma anche nel progetto del flusso dei visitatori, che è come rappresentato nell'andamento lineare dei grandi muri cementizi, che sono allo stesso tempo struttura portante e immagine spettacolare dell'edificio. All'interno si è accolti da una grande cavità riempita da una fuga di rampe di piranesiana memoria che portano alle gallerie espositive dove è presentata la collezione e la programmazione del museo. Si tratta di una straordinaria promenade architetturale all'interno della quale ciascun visitatore può costruirsi un suo personalissimo percorso seguendo visioni sempre nuove. L'opera è interamente realizzata in cemento armato, acciaio e vetro e ha retto benissimo al passaggio del tempo. Oggi è in corso una manutenzione straordinaria che ne restituirà la brillantezza originaria. Nonostante la forza espressiva dei suoi spazi, a 10 anni dall'apertura del museo, ha ben dimostrato di essere flessibile ed utile, capace di rispondere alle diverse esigenze creative della comunità di artisti, architetti e designer che la abita e che ne rinnova continuamente l'immagine.